in tantissimi al Teatro Cucinelli di Solomeo per assistere alla cerimonia del premio Minerva Etrusca 18ª edizione. Il premio, promosso dalla casa editrice Bertoni Editori e dell'Associazione Europa Comunica, con la collaborazione del Club UNESCO Perugia Gubbio, Avis Comunale Perugia, Teleton Umbria, Filarmonica di Solomeo, l'Associazione Rina Gatti, FAND, l'Associazione Cuor di Leone, l'Unione Italiana Ceche, l'Associazione La Casa degli Artisti, con il patrocinio dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria, Provincia di Perugia, la consigliera di pari opportunità della Provincia di Perugia Gemma Bracco e il Comune di Corciano, anche quest'anno ha visto la partecipazione di importanti realtà culturali e sociali del territorio perugino. I primi ad essere premiati sono stati gli agricoltori della cooperativa Letticchia IGP di Castelluccio di Norcia, che nonostante le difficoltà del terremoto si sono battuti per portare avanti il proprio lavoro e hanno chiesto a gran voce la riapertura delle strade per poter tornare a seminare la famosa Letticchia di Castelluccio. A ritirare il premio, consegnatogli dalla senatrice Nadia Ginetti, è stato Nicola Sperla. Per la categoria Etica e Innovazione il premio è andato invece al professor Franco Cotana dell'Università di Perugia per l'importante e interessante ruolo che sta rivestendo nel mondo universitario nazionale ed internazionale per aver portato avanti progetti unici che presentano idee innovative. A consegnare il premio Lorena Pesaresi e Maria Ragano Caracciolo dell'Associazione Europa Comunica. A ricevere il premio per la categoria Impresa sono stati invece Katia Sagrafena e il Cavaliere del Lavoro Luca Tommassini. Come recita la motivazione, una coppia del lavoro e della vita che ha avuto la lungimiranza di creare una realtà tecnologica all'avanguardia in un piccolo borgo umbro, Orvieto. Premio a sorpresa per la categoria Musica all'artista Max Petronilli, vincitore di Castrocaro Terme e secondo al programma di Canale 5 The Winner Is. Il premio gli è stato consegnato da Giuseppe De Mase della Filarmonica di Solomeo. Petronilli si è poi esibito in un duetto accompagnato dal chitarrista Anthony Caruana. Altro premio a sorpresa alla carriera è andato all'attore Mario Zamma, una delle colonne portanti della Compagnia del Bagaglino, che ha alientato i presenti con alcune delle sue più riuscite caratterizzazioni, da Di Mita a Rosi Bindi, da Rosa Russo Iervolino a Rocco Buttiglioni, da Di Pietro a Prodi. Poi ho convocato i socialisti e lì non si è capito più niente, lo diceva sempre mio nonno materno, nonno quello paterno, quello che cito sempre nei miei discorsi, nonno quello materno. Zamma ha anche presentato il suo ultimo libro Malincomico, una raccolta di poesie che lo ha visto esordire come poeta. Premio Medicina alla dottoressa Elisabetta Costantini, prima donna italiana a diventare direttore di un reparto di urologia. A ritirare il premio per lei, in questi giorni negli Stati Uniti per impegni di lavoro, è stato il figlio Andrea Marchesi, premio consegnato da Michela Sciurpa di Umbria, Massimiliano Tortoglioli dell'Associazione L'Abbraccio e Rita Maitini dell'Associazione Anteas Umbria. Mi dispiace molto non essere con voi, purtroppo sono negli Stati Uniti, quindi un po' lontana, ma sono proprio qui a rappresentare ancora una volta l'urologia Umbria dell'Università degli Studi di Perugia. A ricevere il premio Minerva Etrusca 2018 inoltre sono stati anche Francesca Piccardi per la categoria Formazione Sociale, premiata da Emilio Vantaggi dell'Associazione Italiana Ciechi, la cantante Heidi Lee per la categoria Cultura Italiana nel Mondo, i Sirmaniaci per la categoria Avis e Sport, a ritirare il premio Franca Busti, moglie del tifoso Siro Mazzieri, accompagnata da una delegazione di Sirmaniaci, premiati dal presidente Avis Perugia Fabrizio Rasimelli, Marco Tortoglioli e Cosimo Pisanò. Per la categoria Impegno Civile il premio è andato all'avvocato Gianmarco Cesari. Premio istruzione al direttore scolastico dell'Istituto Cavour Marconi Pascal di Perugia, Giuseppe Materia. Premio consegnatogli da Giuseppe Ruberti di Teleton Umbria. Per la categoria arte il premio è andato a Angelo Buonumori. A Luca Nulli Sargenti il premio cultura e artigianato dalle mani del sindaco di Deruta Michele Toniaccini.
Il premio quest'anno ha ospitato un altro importantissimo riconoscimento, il premio Rina Gatti 2017-2018, giunto alla sua 10ª edizione, promosso dal figlio della scrittrice perugina Giovanni Paoletti. I vincitori di questa edizione sono stati l'Istituto Comprensivo San Venanzo di Terni, l'Istituto Comprensivo PG 8 Plesso di Olmo, l'Istituto Comprensivo di Acquasparta Terni e l'Istituto Comprensivo Bonfigli di Corciano. Time.